Siete dei cospiratori. No. La Polonia rimarrà in silenzio come un cadavere. Vi comunico che ho deciso di chiudere tutte le scuole e le università, i giornali e le associazioni artistiche, e che ho intenzione di distruggere le biblioteche polacche. A che vi servono scuole, università e biblioteche? Voi non siete una nazione, non avete una cultura. I bambini di aspetto nordico verranno tolti ai propri genitori e allevati come tedeschi. Il resto lavorerà duro e mangerà poco. E alla fine morirà. La Polonia cesserà di esistere. La Polonia non morirà mai! La Polonia viva! Se cercherete di scappare, mi farete un grande favore. Vi spareremo subito. È meglio andare via. No. Quanti siete adesso? 187. Bene. Non sarete ammanettati. Andrete in silenzio fino agli autocarri. E ci salirete ordinatamente. Lei ora si sente il vincitore. Non è così? Ma la storia è piena dei cadaveri di quei vincitori. Tutto quello che sta facendo prima o poi lo pagherà. Lei cammina e parla e si rivolge a noi. Ma non si è ancora accorto che la vita l'ha già abbandonato. Quando se ne accorgerà, allora le verranno in mente le parole di Wojciech, professore di filologia polacca. Ma sarà tardi. Uccidetelo. Wojciech ci ha insegnato che è debole soltanto chi accetta la sconfitta. Ma i nostri professori che non sono stati uccisi stanno morendo nel campo di Sachsenhausen. Intorno a noi c'è follia e sofferenza. Anya, tu non puoi immaginare l'inferno del ghetto di Cracovia. Spesso muoiono di fame. Muoiono di dissenteria, di tubercolosi, di qualunque malattia, quando non si suicidano o non vengono ammazzati. Sai cos'è la caccia al topo? I nazisti la chiamano così. Ci sono dei piccoli buchi nei muri del ghetto e ci passano solo dei bambini piccoli e magri. I topolini escono per frugare tra i rifiuti in cerca di cibo. I nazisti, quando li vedono, gli sparano addosso. Così, per divertirsi. Vedrai che ora un topolino si affaccerà. Eccolo. Vieni. Come va, Simon? Ho fame. Oh. Fa vedere la lingua. Oggi ho solo medicine. Cercherò di portare delle patate domani, va bene? Bravo. Ecco, tieni. Los, geht's ab. Sono Elisinger, il falegname, e suo fratello Hahim. Non hanno più bisogno dei loro vestiti. Geh weiter! Los, schneller, rechts rein! Schnell, schnell! Adesso. Tomasz, che succede? Dove vai? Tutto a posto, non ti preoccupare. Wir müssen gehen, Pater.
Dove ti portano? Prega la Madonna Nera anche per me. Sei un operatore sociosanitario?